Amici di Telegolfo e sportcasertano.it, ben ritrovati da Armando Serpe per il ritorno della Coppa Italia, il primo turno di Coppa Italia Eccellenza, Gladiator contro il Mondragone. Si riparte dallo 0-2 dell'andata, il Gladiator che violò Mondragone grazie ai gol di Vitiello e Liccardi, Gladiator che è chiamato oggi a dimostrare già insomma davanti al proprio pubblico la propria superiorità. Tra qualche istante passeremo il microfono al nostro collega Domenico Vastante per le formazioni ufficiali. Gladiator che si schiera in maglia nero-azzurra, completo granata per il Mondragone. C'è anche una buona presenza di pubblico qui allo stadio Piccirillo di Santa Maria Capovetere. Una bella giornata di sole, si sta freschi e quindi pronti per questa partita, per questa prima ufficiale della Gladiator davanti il pubblico amico. Tempo di foto per le due squadre e allora le formazioni con il Gladiator che è pronto insomma per questa prima gara, schiera anche diverse novità e tra un attimo ve le annuncerà il nostro collega Domenico Vastante. Dicevamo, partita questa che è importante per la formazione di Sannazaro per capire il grado di preparazione, ma ovviamente anche per mister Formicola, l'arbitro il signor Decimo di Napoli con Guerra di Nola e Piedipalumbo di Torre Annunziata. Tutto pronto allora per il via alle ostilità e allora è tempo di formazioni con Domenico Vastante. Ciao Domenico. Un saluto a tutti quanti gli spettatori di Telegolfo e di sportcasertano.it. Allora, ora inizia la gara tra Gladiator e Mondragone, valevole per il primo turno, gara di ritorno della Coppa Italia Dilettanti. Ecco queste quelle che sono le formazioni. Partiamo dai padroni di casa del Gladiator, che giocano con la maglietta con le strisce nero-azzurre. Con il numero 1 Merola, con il numero 2 Landolfo, con il numero 3 Lombardi, con il numero 4 Vitiello, con il numero 5 De Rosa, con il numero 6 Manzi, con il numero 7 Saccavino, con il numero 8 Di Pietro, con il numero 9 Spilabotte, con il numero 10 Di Paola e con il numero 11 Liccardi. Questi gli 11 scelti dall'allenatore Giovanni Sannazaro. Il Mondragone invece scende in campo con il numero 1 Cioce, con il numero 2 Improta, con il numero 3 Ripici, con il numero 4 Bosco, con il numero 5 Baratto, con il numero 6 Paolo Parente, con il numero 7 Pagliuca, con il numero 8 Colella, con il numero 9 De Biase, con il numero 10 Schettino e con il numero 11 Lucignano. Questi sono gli 11 scelti dall'allenatore Giovanni Formicola. Allora, la gara si gioca quest'oggi al Piccirillo, dopo che all'andata il Gladiator ha espugnato lo stadio Salvatore Gregorio Conte di Mondragone con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Aniello Vitiello al 55esimo e al rigore concretizzato al 79esimo da Vincenzo Liccardi. Un risultato che ovviamente crea una seria ipoteca a favore del Gladiator, però... Sappiamo, Armando, il calcio è bello perché è vario e comunque ci sono sempre sorprese. Basti pensare alla gara di ieri tra Albanova e Puteolana, che si è giocata a Pozzuoli. All'andata la Puteolana ha vinto con il punteggio di 3-0 a Casal di Principe, anzi no, a Trento Ducenta, e ieri la grande impresa dell'Albanova, che ha vinto 5-2 con il gol segnato da Matura al 90esimo, che ha regalato la qualificazione al secondo turno all'Albanova. Quindi, Armando, questa è la dimostrazione che ovviamente il pallone rotondo e nulla è scontato. Assolutamente d'accordo con te, caro Domenico, mentre il Gladiator prova ad attaccare guardando un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo e d'altra parte calcio di estivo, diceva mister Sannazaro più di una volta, è un calcio un po' bugiardo, no? Quindi attenzione, non bisogna fidarsi né dei risultati né delle squadre che affronti, perché poi magari sottovaluti e rischi brutte figure. Non è il caso ovviamente questo del Gladiator, perché squadra che fortemente concentrata e motivata. Calcio d'angolo per sì, ci prova Liccardi, la palla arriva sul secondo palo per Spilabotte, passaggio in mezzo però recupera Mauro Bosco ed ecco sfuma l'occasione a favore del Gladiator. Bosco che
al centro trova Colella, il capitano del Mondragone, dietro per Baratto che torna dalla squalifica, Gianni Baratto all'andata è saltato, ha saltato la gara, infatti era una defezione molto importante per il Mondragone. Assente ancora Daniele Parente, che però in questo caso è fermo a causa dell'infortunio, e ne avrà ancora per qualche giorno. La speranza di Giovanni Formicola è quello di recuperarlo per quanto riguarda poi l'esordio in campionato di sabato prossimo. Liccardi recupera un pallone perso da Bosco, torna indietro per Spilabotte da Lombardi, giro palla verso De Rosa, il mandovente da parte dei nerazzurri c'è la voglia comunque di farsi notare subito davanti ai propri tifosi. Sin da inizio anno si è parlato di una grande stagione per Sant'Amico Vetere, ora c'è una buona risposta dei tifosi, però logico, questa è la prima giornata, poi dopo parliamo comunque di una domenica estiva, perché siamo comunque al 2 settembre, e domenica prossima si parte con il Barano con il debutto ufficiale in campionato. Per Santa Maria è una grande opportunità quest'anno, grazie al desiderio dei presidenti Mattia Vete e Giacomo De Felice di fare bel calcio a Santa Maria, di riportare i gladiatori in Serie D. Ci sono delle belle avversarie in campionato come Giuliana Fragolese, però comunque Armando, la formazione è stata costruita in maniera tale comunque da poterle lottare fino alla fine. Giocatori di una certa qualità, esperienza, giocatori abituati a vincere, abituati a giocare in piazze importanti, calde, quindi Santa Maria è chiaro che vuole fortemente tornare nel calcio di un certo livello, partire dalla Serie D, e poi si vedrà, mentre c'è un calcio di punizione per fallo su Di Pietro da parte di Colella. Dicevi bene, c'è questo appuntamento, oggi è una sorta di prova generale, no Domenico? Sì. Una sorta di pre-campionato. Purtroppo siamo invasi dalle vespe qui. Una sorta di pre-campionato, nel senso di pre-esordio, perché poi la settimana prossima c'è questo match col Barano in casa, in cui chiaramente si giocherà per i tre punti, quindi per i primi tre punti della stagione. Ci sarà un'ulteriore settimana di lavoro per il Gladiator e servirà proprio per mister San Nazaro e il suo staff per mettere a punto tutti i dettagli. Punizione dalla tre quarti, alla battuta c'è Agnello Vitiello, cross al centro, c'è Spilabotte che viene anticipato dal numero 3 che è Lombardo, che è Ripici, e poi la palla esce in fallo laterale. La rimessa sarà a cura di Landolfo, questo giovane promettente proveniente dalla Casertana, cerca qualche compagno e trova Vitiello che cade a contatto con Pagliuca, però l'arbitro non fischia fallo, quindi si ripartirà con un fallo laterale a favore del Mondragone. Mondragone che fino all'ultimo, quindi come già detto anche nel prepartita da parte del mister Gianni Formicola, proverà a creare dei problemi al Gladiator, a fare quello che lo ha ritenuto uno sgambetto nei confronti del suo amico Giovanni Sannazzaro. Armando, però anche qui, come è successo con l'Albanova, c'è bisogno ovviamente di un'impresa. Ma guarda, allora c'è da dire una cosa, Mondragone, massimo rispetto, ovviamente campionati completamente diversi per loro, che puntano a una salvezza tranquilla, e per l'organico, per la voglia che hanno fatto intravedere già la scorsa settimana, credo che è un obiettivo ampiamente alla loro portata. Chiaro che si misurano con una squadra fortissima come il Gladiator, ed è anche vero che dall'altra parte, quello che dicevi tu, sabato l'Albanova ha vinto, è vero che ha vinto su un campo affatto semplice, però l'Albanova ha una squadra molto, molto sì, competitiva, sì. Cioè non anche la Puteolana. Sì, sì, ma nel senso che era più, tra virgolette, facile vedere un tentativo di rimonta dalla parte dell'Albanova che poi c'è riuscito. Oggi io sì, cioè, Gaglio dovrebbe essere travolto 3-0. Insomma. Anche se io ci tengo a precisare una cosa, ho letto un'intervista del presidente della Puteolana, che è Carmine Franco, ex Gragnano, sì, sì. Lui ha detto una cosa molto, diciamo, che è molto importante. Ci può stare la sconfitta, perché comunque ci può stare, dopo aver vinto 3-0 l'andata ci può stare, però quello che mi fa male è vedere 5 gol subiti a Pozzuoli, che non è l'ultima piazza del pianeta, vabbè, quindi questo è il, cioè subire 5 gol comunque ti provoca problemi anche dal punto di vista dell'umore della piazza, perché tu vai a vincere 3-0 a casa di Principe, poi perdi 5-2 in casa e vieni estromesso dalla Coppa, sì.
che comunque vede tante squadre importanti, il Giuliano che passa del turno, che ha passato il turno, anche il la Fragolese è uscita con la Fornapoli, però comunque cioè, sono tante informazioni importanti. La Fornapoli è un'altra pretendente, sì, un campionato importante, quindi non è che squadra che è una sorpresa, che forse non la conosciamo tanto, perché comunque sono tanti giocatori anche di altri gironi che facciamo caso, l'esempio è il giocatore Sogno che giocava sempre in Eccellenza Ligure, e però comunque è stata una grande sorpresa. All'andata ha vinto 1-0, oggi 2-1 ad Afragola, con i gol di Marigliano e di Recemi, quindi comunque è un'altra candidata importante, e tra l'altro sarà la prima trasferta del Gladiator che alla seconda giornata giocherà a Mugnano di Napoli contro la Fronapoli, quindi una sfida subito importante per un calendario che il Gladiator parte diciamo in maniera soft con il Varano, anche se nessuna partita è scontata. Poi dopo ci sono a Fronapoli, Albanova, San Giorgio e a Fragolese, sono quattro scontri molto complicati. Vediamo che altro è successo, l'arbitro dice che bisogna fermarsi. Manca una casacca. Ah, ok. Ah, l'arbitro quindi ha ripetuto al mister Gianni Sannazzaro che comunque deve mettere una casacca perché ha lo stesso colore della maglia della prima maglia del Gladiator, e quindi comunque si può andare in confusione. Arbitro che, come detto già da Armando, è Gennaro Decimo della sezione di Napoli, mentre gli assistenti Gianluca Guerra di Napoli e secondo è Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata. Settimana è arrivato anche un altro acquisto, uno straniero, no? Sì, per diciamo che definirlo greco forse è riduttivo, perché comunque la madre è greca, il padre è ucraino, però i genitori vivono in Australia ormai da 20 anni, da 15 anni, quindi comunque è un prospetto abbastanza internazionale per il Gladiator, e quindi ha questo tocco proprio di multietnicità con questo acquisto. È un attaccante classe 97, una bella struttura fisica, e di sicuro potrà molto essere utile a Giovanni Sannazzaro. Ora sulla fascia c'è Spirabotte, cross al centro, lì viene scavalcato il numero 7 che è Saccavino e non ce la fa. È molto utile, ritorniamo sul discorso Zacco, perché un esempio lo è oggi Cerrato, che non prende parte alla gara in quanto ha avuto dei problemi in settimana, lui come Pesce e Viglietti che sta recuperando, infatti sto visto in settimana ha tornato a fare lento, questa è una notizia molto importante per il Gladiator, e quindi Zacco che sempre con l'assenza di Cerrato va in distinta, e comunque c'è la probabilità che comunque scenda in campo nel caso in cui serva al Gladiator, e poi comunque è un'ottima alternativa a Vincenzo Liccardi quando comunque servirà nelle partite importanti. Certo, ora Manzi che comunque ostruisce De Biase per quella la gira, poi per il numero 2 in prota. È una fase di studio questa. Sì. E Armando, come sabato scorso a Mondragone, in prota cambia un altro ruolo. La settimana scorsa mancava il Baratto ed ha giocato come terzino, come difensore centrale. Ora sta giocando come terzino destro, e lui però ricordiamo che è un centrocampista centrale, quindi è un giocatore molto utile, e che Giovanni Formicola ha voluto fortemente al Mondragone per utilizzarlo quando serviva. Informazioni di servizio, attenzione alle vespe perché siamo pieni, quindi scusate, però è fondamentale questo, altrimenti poi ce ne torniamo a casa. Armando, ora Spirabotte, l'arbitro non ritiene di farlo il contatto con Improta, recupera palla Di Pietro, ci ha provato Schettino, sia per Schettino che per Lucignano è l'esordio da titolari, perché hanno giocato la settimana scorsa nel secondo tempo, l'esordio da titolare, questi sono i due grandi acquisti finali della campagna di mercato del Mondragone, e comunque che hanno acquistato loro due, anche Bosco, il Gladiator si è molto rinforzata, infatti comunque cioè il Mondragone si è molto rinforzata e punterà comunque ad ottenere a fare bella figura in questo campionato e in seguito anche alle altre stagioni in cui si è veramente ben comportato, basti ricordare l'anno scorso che è arrivato ad un passo dalla qualificazione playoff, cosa sfumata nelle ultime battute, però Mondragone, Armando, è una bella piazza e di sicuro può dire la sua in questo campionato. Assolutamente sì, è un campionato che sarà diverso almeno in queste fasi iniziali rispetto a quello dell'anno scorso, dove addirittura a un certo punto speravano di poter giocare e conquistare un posto nei playoff. Poi insomma sappiamo com'è finita, perché sono state tutta una serie di risultati poco fortunati, poco felici, però la stagione dei Granate è stata molto molto positiva. In questi minuti di gioco vediamo comunque un Gladiator che prova a fare la partita. Spilabotte 1-2, Spilabotte in aria, Murato il tiro del numero 10 di Paola,
A fermarlo è stato, sì, a fermarlo è stato Paolo Parente. Ora cross al centro, recupera palla il numero 5 Baratto, che poi dopo mantiene il pallone e la blocca Cioce. È stato un bello scambio tra Liccardi e Di Paola, che l'ha messo nello spazio. Forse Di Paola deve andare un po' più deciso e scaraventare la palla in rete. Ha provato invece un tiro in diagonale, provvidenziale la scivolata di Paolo Parente, come ricordato anche all'andata. Comunque questo giocatore ha giocato con il Genoa nel settore giovanile, ha sfiorato addirittura l'esordio in Serie A, quindi comunque un bel prospetto da parte del Mondragone. E tra l'altro comunque è un casertano, perché è nativo di Grazzanise, comunque, quindi a pochi metri di distanza da Mondragone, e ha salvato un'occasione che comunque poteva essere molto utile al Gladiatore per portarsi in vantaggio. Sì, ora Lombardi, un'occasione interessante, perché questo poteva essere anche un po' un fraseggio che credo vedremo molto quest'anno. No, allora è una delle cose comunque su cui Giovanni Sannazzaro punta tantissimo, che è quello comunque di creare occasioni da rete e con movimenti di prima, come è accaduto in questo caso con Liccardi, che non ci ha pensato due volte, non ha neanche osservato il pallone, subito palla nello spazio per Di Paola. E ora ancora Di Paola, prova il tiro, la palla esce fuori. Siamo arrivati comunque al minuto 17esimo e il punteggio è di 0-0 a Santa Maria Capua Vetere tra Gladiator e Mondragone, ritorno del primo turno della Coppa Italia Dilettanti. Rimessa in gioco per il portiere, che non è quello della scorsa settimana, l'ha cambiato. Sì, all'andata era Onofrio, sì. Ora si sono scambiati perché Onofrio è andato in manchina e Cioce ha preso il posto di Olare. Pure giusto, è una vetrina un po' per tutti, è un momento per provare non solo i portieri, ma provare anche delle soluzioni alternative. Il mister oggi ha fatto una mezza rivoluzione, Sannazzaro nella gabbia di tre, insomma si sta avvicinando questo esordio in campionato, che per come è stata lunga la preparazione delle squadre, chiaramente non vedono l'ora di poter scendere in campo per i tre punti, perché c'è la Coppa Italia, che quest'anno è la nuova formula ed è interessante, è una cosa innovativa e quindi fa piacere poi fare più strada possibile. Però c'è di fatto che questo Gladiator ha tanta voglia, così come i propri tifosi, ha tanta voglia di dimostrare, ecco, quanto fatto in estate. Fin qui insomma i risultati sono stati positivi, ma come dicevo prima, ribadisco, il calcio d'agosto è un calcio, calcio estivo, in particolar modo quello di agosto, perché poi la preparazione iniziata il primo agosto, è sempre un calcio un po' da prendere con le molle, perché risultati con numeri, gol, sconfitte, pareggi o vittorie, poi insomma quando si gioca per i tre punti è tutt'altra storia. Dicevamo, sono usciti i calendari domenica, lunedì scorso, calendari che insomma hanno visto anche la nostra partecipazione, se così si può dire, perché Sport Casertano ve l'ha offerti in diretta questo sorteggio dei calendari. Della bella cornice della nave da crociera Sivie della MSC, sì. È esattamente una grande cornice per una cerimonia del genere. Armando, è ovviamente che tante le nostre presenti, quelle del Casertano, erano ben rappresentate, sia Gladiator, sia Mondragone, sia Versa Romanna, che Albanova, comunque erano presenti e l'abbiamo sentito i loro dirigenti nelle interviste post calendario, e ovviamente da parte di tutti c'è interesse per vedere il calendario, e poi comunque per presiedere a eventi importanti, al fine comunque di conoscere anche poi quelli sono gli avversari, certo. Dirigenziali, ovviamente poi è normale che sul campo è tutta un'altra storia, però almeno in questi momenti conviviali, definiamoli così, è importante esserci. Il Gladiator e il Mondragone erano presenti, infatti abbiamo avuto la possibilità di intervistare il dirigente del Gladiator Salvatore Saldamarco, e poi c'erano il presidente Di Lorenzo del Mondragone e anche il direttore sportivo del Mondragone, che è Francesco Villano. E poi non ci siamo fatti mancare niente, giovedì siamo andati a fare a Nola. Sì, a Nola, i calendari di promozione, insomma Sport Casertano sempre presente, quindi questo ci fa sicuramente piacere, perché poi gli attestati di stima arrivano da parte degli utenti, in questo caso anche molto positiva, no? Questa sì. Iniziativa con gli amici di Telegolfo, hanno apprezzato i tifosi del Gladio, perché è un po' di anni che poi non si vedevano
i nerazzurri sul piccolo schermo. Infatti sì, comunque vedere il gladiatore in televisione, bisogna aspettare, forse bisogna pensare che 4-5 anni fa, in altri tempi, in epoca luce, comunque il gladiatore aveva quella visibilità dal punto di vista televisivo, e ora si è tornata in una stagione che è sì di eccellenza, ma comunque punta a ben altro di eccellenza, è un progetto molto, che parte oggi, che certo, parte oggi per poi avere ottimi risultati nei prossimi anni. Intanto prima ammonizione e siamo al minuto 21esimo, è stato ammonito De Biase con il numero 9. Sì, ammonito De Biase, ammonizione abbastanza anche sciocca perché è andato a ostacolare un avversario, vabbè, d'altra parte l'arbitro è stato molto presente sull'azione, non si è fatto sfuggire questa scorrettezza. Primo giallo, dunque primo cartellino giallo per De Biase del Mondragone. Oggi invece si rivede in campo Omero, là il capitano nero-azzurro, che in settimana ha dichiarato massima prudenza, attenzione, perché poi le vittorie ti aiutano a vincere e creano quella mentalità necessaria per squadre come le nostre, che giustamente bisogna puntare alla vittoria del campionato, e quindi dobbiamo mentalizzarci, ecco, che sia Coppa Italia, che sia amichevole o che sia campionato, dobbiamo assolutamente mentalizzarci. Tiro intanto di Schilla Botte al 21esimo, al minuto 22esimo, 22esimo di questo primo tempo, e conclusione da fuori non particolarmente pericolosa, ma comunque Schilla Botte è un attaccante molto, che ha una gran potenza, quindi se indovina una palla, se la mette nell'angolino, sono problemi per qualsiasi tipo di portiere. Recupera ancora il pallone Manzi con l'aiuto di Vitiello, poi di Pietro, ancora Vitiello nel cerchio del centro, il regista di questo gladiator. Il passaggio proprio Schilla Botte, ci prova ancora Schilla Botte, vince no, Liccardi, passaggio al centro per... Ed è palla che esce fuori incredibilmente, il tiro di Andrea Di Pietro poteva sbloccare la gara, invece no, la palla è uscita fuori. Liccardi ha fatto un'azione personale veramente molto irruente, è riuscito a rubare palla e poi dopo comunque involarsi, e passaggio il più facile proprio per Andrea Di Pietro, che doveva comunque appoggiare la pallina, doveva angolarla, sì, e invece forse non ci è andato con la giusta concentrazione, sì, e la palla è finita ampiamente alta, ovviamente non parliamo alta di pochi metri, un errore non da lui, sì, per un giocatore che è abituato a Santa Maria Capua Vetere con tanti gol. Basti ricordare che lui nei due anni in cui in passato ha giocato con il gladiatore ha fatto ben 17 gol, insomma, da centrocampista, non è un attaccante, quindi è sicuramente un bottino molto molto importante. Poi è voluto tornare anche lui a Santa Maria con grande entusiasmo, perché ha capito che c'è un progetto, quello della famiglia Veda e di Giacomo De Felice, che insomma chiaramente è per riportare, è stato creato proprio per riportare in alto la città di Santa Maria, e poi questo gladiator che, diciamo, veramente può, ne ha passate di ogni in queste ultime stagioni, quindi devo dire la verità, hanno avuto sempre la forza di reagire. Bello spunto qui, attenzione Di Paola mette al centro per Liccardi, e gol, il gol del gladiator, 1-0, segna Vincenzo Liccardi, è il secondo gol di questa stagione dell'attaccante di Santa Maria Capua Vetere. E c'è il gol, dunque Domenico, il gol, c'è festa per i nero azzurri con il gol che praticamente chiude adesso il discorso qualificazione. Il Mondragone dovrebbe fare 4 gol, la vediamo abbastanza difficile come ipotesi questa da verificare, quindi la festa di Liccardi con Di Pietro. Dunque eccolo qui, ancora inquadratura per l'attaccante nerazzurro con numero 11. Dunque gol del gladiator con Liccardi, che si conferma un vero e proprio bomber d'aria di rigore. Tra un attimo restituiamo la linea a Vastanti, che sta prendendo appunti. Allora Armando,
Il gol è di Vincenzo Riccardi, ma credo che comunque forse l'80% sì, lo meriti Antonio Di Paola, per sì, l'azione che ha costruito e per l'assist davvero poi da altruista, perché comunque da quella posizione forse poteva tentare anche l'azione solitaria, invece no, passaggio al centro per Vincenzo Riccardi. Straordinario. Sì, Antonio veramente già dimostrato in altri anni con la Fragolese, con Savoia, con Itri, e quest'anno ancora sulla fascia sicuramente dalla Del Filo da Roccere a tanta gente, e un giocatore che anche al cospetto di giocatori più esperti dell'anno scorso in squadre con in squadra con Gennaro Esposito, che a ex Napoli, con Dino Fava, famosissimo ex giocatore attaccante dell'Udinese, del Siena, e invece lui è stato uno dei marcatori più importanti del Savoia, e sulla fascia era un demonio. Sì, ma lo sta confermando anche qui, complimenti al direttore Amorello per questo grande acquisto, ma devo dire la verità, tutta la rosa del Gladiator di primo ordine, di prima fascia, una Fragolese, Giuliano, la Budiolana, l'Albanova, la Fro Napoli, tutti i giocatori, tutte le squadre che ambiscono a un campionato importante, ecco, un campionato di vertice, poi sarà il campo a dire chi sarà la regina, ma comunque è davvero, come l'ha più volte ripetuto lo stesso Gianni Sannazzara, una D2, perché ci sono tante piazze importanti, storiche, affamate di vittorie, quindi affamate di successi che possono, ma realmente, ecco, cambiare la storia di vari club, perché parliamo di piazze che non giocano in D davvero da tanto tempo, quindi avanti così, perché sarà un bel campionato, ecco, e anche noi non vediamo l'ora poi di potervelo raccontare tramite i nostri articoli di Sport Casertano e chiaramente anche su Telegolfo. A tal proposito, e allo studio anche un paio di novità che poi insomma vi racconteremo nel corso magari della settimana prossima, cercheremo di svelarvi qualche progetto, però dovete pazientare ancora qualche settimana, perché stiamo lavorando, come si suol dire, per voi. Chi, ecco, è venuto alla partita si sta godendo una buona prova di questo Gladiator che si sta imponendo, ricordo, ancora 1-0 con gol di Riccardi, e come accennavo prima, discorso di qualificazione ormai in cassaforte, perché 4 gol questo dragone difficilmente li potrà segnare, ma difficilmente poi si può perdere poi 4-1, attenzione, 4-1 in Coppa Italia, perché è una squadra molto molto concentrata come il Gladiator, non può commettere passi falsi, pallone che viene splendidamente giocato in disimpegno dai Sammaritani, Vitiello per Di Paola, che era tornato a centrocampo proprio per dare una mano ai compagni. Ancora i nerazzurri che manovrano De Rosa. Spilabotte. Di Paola. Ancora Spilabotte, Di Paolo. Cambio stretto, Di Paolo non riesce a innescare Saccavino, che aveva provato a farsi vedere ai limiti dell'area di rigore. Baratto, ovviamente il Mondragone adesso sta provando a così cercare qualche spiraglio, no? nella retroguardia nerazzurra. È complicato, è chiaro, è difficile, però insomma Armando, il vantaggio del Gladiator quindi aumenta quelle che sono le probabilità di vedere i nerazzurri al prossimo turno, al secondo, in cui già si sa che la squadra avversaria sarà la Virtus Ottaviano, che ieri ha battuto la Versa Normanna con il punteggio di 3-2 a Trento la 200, e in virtù dello 0-0 dell'andata Ottaviano, quindi sarà la Virtus Ottaviano, la squadra napoletana che è neopromossa in eccellenza, a giocarsi poi il prossimo turno contro i nerazzurri.
prossimo turno, che ricordiamo sarà infrasettimanale. Sì, in questo caso a inizio estate è stato quindi l'antipasto per il prossimo campionato di eccellenza, poi dopo invece si partirà con il secondo turno nei due turni infrasettimanali, quindi a cavallo tra le varie giornate di eccellenza. Il lancio di De Rosa. Le date sono 19 settembre e 3 ottobre. Vabbè, quindi insomma c'è ancora un po' di tempo, quando il campionato entrerà proprio nel vivo, si saranno giocate già due. Sì, il Gladiolo giocherà contro Barano e contro Afronapoli e poi subito dopo a cavallo, quindi tra Afronapoli e Albanova. Pallone intercettato. Sì, da parte di Riccardi, comunque il passaggio era di Cioce per Parente, il passaggio è intercettato, quindi ribadiamo, il Gladiatore in vantaggio con il punteggio di 1-0 contro il Mondragone, rete al 25esimo di Vincenzo Riccardi, la seconda rete per l'attaccante nerazzurro e già c'è un record per lui. Basti pensare che Vincenzo è stato 4 mesi nella passata esperienza, 3-4 anni fa, e segnò una sola rete in 4 mesi. Era un altro gladiator, era una squadra che comunque puntava alla salvezza, aveva tanti problemi, e segnò un gol, ora già 2 in Coppa Italia. Questo è un ottimo presagio in vista del prossimo campionato di eccellenza. Ora fallo laterale, rimessa laterale con Improta, che torna indietro da Giovanni Baratto, altro che guarda i suoi compagni di squadra. Lancio e tocca la testa di Colella, diventa quasi un assist involontario per il numero 7 Fagliuca, però recupera palla Manzi per Landolfo, rilancio, era in direzione di Riccardi, recuperato però Vitiello subito, che intercetta, passato sulla testa, sbagliato perché per lo stesso Fagliuca, Domiziano tocca, riesce a recuperare palla, ora torna indietro il numero 7 Colella a centrocampo, palla per Schettino, subito per De Biase, per Colella che gira sulla fascia, è sbagliato il passaggio del numero 11 Lucignano, perché comunque era una buona occasione per i domiziani. Ora Di Pietro che sulla fascia per Spilabotte, cerca il dribbling su Improta, la palla esce fuori e Armando il Spilabotte che torna titolare dopo aver fatto tutte le gare amichevoli in questo ruolo, quindi cioè nella veste titolare, adesso torna invece nella gara di andata a Mondragone, era partito dalla panchina, però è stato decisivo, infatti comunque il suo peso si è sentito poi nelle occasioni da rete del Gladiator, e potrebbe essere Armando questa una delle dei possibili attacchi del Gladiator in questa stagione. Attacco pesante, sì, Spilabotte, Di Paola, Riccardi. È un tridente, dire pesante è anche forse troppo riduttivo, perché parliamo di calciatori forti, esperti, ben assortiti tra di loro come caratteristiche tecniche, e abbiamo visto che si trovano anche piuttosto bene. Il problema è che poi, cioè il problema positivo, attenzione, non problema sì. Negativo, il problema è che tu hai altri giocatori, hai Cerrato, Capobianco e Sacco, quindi chiaramente ci sarà spazio per tutti, però in questo Gladiator quello che notavo in questo precampionato soprattutto, che c'è grande voglia di sacrificio da parte di tutti, cioè poiché non c'è una formazione di titolarissimi, ognuno è pronto a mettersi in gioco e a farsi trovare pronto, e questo credo che sia l'arma vincente. Tanto punizione, Vitiello che stacca a centro area, Spilabotte se ne va, fallo, cerca il fallo di ostruzione, il fallo tattico che è il numero 10 Schettino, non riesce, ora giro dall'altra parte cavalcando di fronte per Riccardi, il cross, lo stesso Schettino che recupera e poi la palla è in Prota con il Mondragone che intanto era rientrato dopo essersi portato in avanti per il calcio d'angolo, ora fallo di Saccavino e anche lui viene ammonito dall'arbitro decimo di Napoli, quindi secondo ammonito nella gara dopo il Domiziano De Biase, anche Saccavino entra di diritto nel taccuino dell'arbitro napoletano. E ammonito, insomma, anche qui la munizione c'era, sinceramente, fallo voluto per fermare l'avversario. Armando, questo 99 se ne parla molto bene, ricordiamo ex Avellino, l'anno scorso ha fatto 15 presenze in Serie D con il Mantova,
squadra che è rientrata ad un certo livello dopo comunque il fallimento di 3 anni fa, e tra l'altro grazie alla sua presenza a centrocampo c'è Tommaso Merola in porta, perché questa è stata la modifica dal punto di vista strutturale del Gladiator a differenza della settimana scorsa, con un under che sale a centrocampo e il portiere over De Merola che prende il posto di De Lucia. Ti ripeto, queste sono partite che servono proprio per fare esperimenti e per vedere anche un attimo la tenuta. Saccavino è stato uno degli ultimi arrivati, è chiaro che è un giocatore fortissimo, è un giocatore, come dici tu, molti ne parlano bene. Attenzione Di Paola. Di Paola, cross al centro, ancora in prota che passaggio dietro per Ciocia. Leggermente corto, si sarebbe trovato Fofospoli a botte solo e avrebbe sicuramente giustiziato il portiere, perché da quella posizione poi Spilabotte è letale. Quindi dicevo, se Saccavino, ecco, in qualche modo ha trovato spazio, perché il mister ha voluto anche provare, no? Con la regola degli under devi fare è una scacchiera, quindi ogni posto deve essere al punto giusto. E poi c'è Tommaso Merola, che lui si è il capitano di questo Gladiator, ma lui si è messo in gioco, si mette in gioco come ha sempre fatto ogni anno per il bene della squadra, quindi è uno che magari se una domenica dovrà andare in panchina andrà, perché in quella circostanza toccherà all'under, quindi ecco, si sacrifica un po' magari di esperienza tra i pali, fermo restando che De Lucia è un validissimo estremo difensore, prova intanto ad andare il numero 2, ma Vitiello fa buona guardia, grande finta, grande finta su Improta, sì, grande finta, se ne esce benissimo il Gladiator. Liccardi, ancora Liccardi, passa per Vitiello subito per Di Pietro che non riesce a recuperare palla. Questa altra opportunità è Di Paola che è instancabile, è partito da destra, è stato da sinistra, però è stato anticipato, fuori ora gioco, fuori gioco. Quindi fuori gioco di De Biase sul lancio del numero 6 Paolo Parente, e per il Gladiator si riparte con una punizione. Alla battuta ci sarà il capitano Tommaso Merola. È quello che stavo dicendo, cioè Merola è un portiere che ha grande esperienza, non fa storie, quindi non avrà problemi poi qualche volta a accomodarsi in panchina proprio per il bene della squadra, il bene dei compagni, perché lo ha ripetuto più volte, viene prima di tutto la squadra, prima di tutto la vittoria e poi le soddisfazioni personali che poi mi permetto di aggiungere arrivano di pari, sono di pari passo, viaggiano di pari passo quelle della squadra, perché poi quando vinci tutti, vincono tutti, sì. Anche chi sta in panchina, Armando, insomma. Allora abbiamo un esempio chiarissimo che lo vediamo in Serie A con la Juventus, che squadra che punta a 3 competizioni, che sono la Serie A, la Champions League e la Coppa Italia. Juventus che quest'anno non solo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ma comunque arrivi di Emre Can e di altri giocatori, ne è saltato qualcuno, ma comunque in ogni reparto ci sono tanti cambi e le cessioni sono state pochissime, quindi a far capire che comunque quest'anno la Juventus vuole tutto e vuole vincere qualsiasi cosa, quindi è proprio un all-in da parte del presidente Agnelli. Così il Gladiator ha pensato a più a più cambi, anche nel, perché comunque sono 2 competizioni, vuole fare bene, e poi tutti fanno parte del gruppo. La settimana scorsa De Lucia, Gio Diolare, Tommaso Merola ha fatto una piega e ci sarà spazio per tutti. Ovviamente Tommaso Merola è uno dei giocatori principali di questa rosa e di sicuro comunque darà una forte mano, però ci sta anche da capire che comunque in certi frangenti si può anche riposare e dare spazio a Lucia, perché magari a volte c'è bisogno di un over in una determinata zona del campo, a volte qualche squalifico, un raffreddore, sì. Poi insomma costringono il tecnico a fare delle scelte, sì. Intanto rimessa laterale con Tommaso Lombardi, c'è Spilabotte che gli va incontro, anche Di Pietro, ora Spilabotte mantiene palla vicino alla bandierina del calcio d'angolo, recupera palla il Mondragone con Improta, che ovviamente si sta ben comportando, ora la rovesciata per rinviare, la prende Pagliuca, Vitiello con la sua esperienza che riesce a rubare palla, ora Lombardi, il cross immediato per Liccardi, Saccavino la stoppa, guarda Vitiello, subito per il passaggio sul secondo palo per Di Paola che stoppa,
Il tunnel, grande giocata, il cross la vale esce fuori, però era stata bella la giocata armando un tunnel sul numero 3, Rifici, un classe 2001, Antonio Filà questa giocata nel suo repertorio. Vitiello ha messo una palla col goniometro, però Di Paola ha fatto uno stop a seguire sulla seconda palla, che se n'è andato, ha fatto qualcosa di eccezionale. Questo è un giocatore che... Ecco, a questo Gladiator mi rendo conto che gli manca il tocco finale, perché mette al centro tanti palloni, però non ci sono gli attaccanti, perché o è troppo manca quella troppo concretezza. Sì, però su questo si lavorerà e... Intanto si sta scaldando proprio Joseph Zacco. Ah, ecco, in tutto questo. E siamo appena al minuto 38, prima cosa. Seconda cosa, perché poi è probabile che comunque nel secondo tempo ci possa essere spazio per lui, perché è l'unico che non è mai stato visto neanche in amichevole, quindi da parte del mister dice ok, il risultato è in cantina, quindi comunque si può provare. Dato brutto scontro da Colella e Di Pietro. Brutto. Involontario da parte entrambi, cioè ognuno cercava il pallone. Entra Francesco Speranza, il fisioterapista del Gladiator. Si è fatto male soprattutto Di Pietro, perché sì, perché Colella nel tentativo di rubare il pallone, la palla è andata avanti, non è riuscita. Colella si sta rialzando e si sta, per fortuna, di grave, ha preso una botta allo stomaco invece Di Pietro, che insomma è sfortunato Di Pietro. Ora vedremo un attimo quali che sono i responsi da parte del fisioterapista, che ora lo sta massaggiando nella parte delicata, nella parte colpita. Intanto Armando, qui allo stadio Piccirillo i tifosi esultano alla grande per il Gladiator, che stanno comunque si stanno facendo sentire. Io avevo detto allo stomaco, invece alla gamba. Alla gamba, ok. Infatti c'è comunque il ghiaccio che sta mettendo. Invece dall'altra parte Gabriele Viscusi, il fisioterapista del Mondragone, è con Carlo Colella che si è rialzato. Quindi per il Mondragone è tutto ok. Sì. Ora vediamo per il Gladiator se per Andrea Di Pietro ce ne sarà bisogno di qualche intervento da parte del mister, oppure comunque si può rientrare. Andrea, che tra l'altro fortunatamente si alza, quindi sui piedi, quindi comunque tutto ok. Andrea Di Pietro, che è il giocatore più esperto del Gladiator, con i suoi 35 anni è il giocatore di maggiore esperienza, e poi anche del fatto che comunque lui viene da un campionato giocato da capitano e titolare a Portici con la squadra che è comunque della sua città, quindi comunque è un giocatore che il Gladiator ha cercato per tanto tempo. Ha cercato in tutte le maniere possibili. La punizione a favore del Mondragone, e alla battuta, se non sbaglio, ci deve essere Schettino. La difesa è ben posizionata del Gladiator, ci sono vari calciatori del Mondragone che provano. Cross al centro, troppo alto, sbagliata la mira da parte dell'ex calciatore della Turris, e l'azione sfuma al Mondragone. Ricordiamo il minutaggio, siamo al minuto 42. Il punteggio è di Gladiator 1, Mondragone 0, grazie alla rete di Vincenzo Liccardi al 25esimo. Ma io direi anche un Gladiator cinico, perché poi ha avuto... non tantissime occasioni. Due occasioni vere, una la fallita e con Di Pietro, e l'altra la segnata, quindi poi c'è stato qualche altro tentativo. Ma Armando, noi comunque l'abbiamo spesso ribadito, il Mondragone non è per nulla una brutta squadra, una squadra che di sicuro è normale che poi dopo è un girone molto difficile, e ci sono tante compagini che comunque lottano lì tra la metà classifica e la salvezza, quindi perciò questo alza pure il livello, e il Mondragone si vorrebbe trovarsi mischiato, ma siamo convinti che con il lavoro di Giovanni Formicola e con i calciatori acquistati da Francesco Villano, dal presidente Fabio Del Prete, Lino Mino Lampidiello e Di Lorenzo, di sicuro si farà un bel campionato, e a Mondragone soprattutto sarà il fortino dei domiziani, come venuto da sempre, con un campo che è abbastanza particolare soprattutto per il vento, comunque queste folate che provengono dal mare, e chi va a giocare lì si trova in difficoltà. Beh, è un campo non facile per tutti, l'abbiamo visto nel corso degli anni, anche l'anno scorso il Savoia ci ha vinto 1-0, cioè altre squadre hanno vinto col Mino Scarto. Paiuca, ottimo il recupero di Landolfo, che ha evitato al calciatore domiziano di tirare, e quindi sarebbe stato un bel grattacapo per Tommaso Merola. Invece bravo l'ex casertana, il giovane talento del Gladiator, che ha evitato problemi per la difesa nerazzurra. Ora sbaglia il passaggio Spilabotte,
lo recupera ancora in prota, che penso che in questa gara già abbia recuperato minimo 12-13 palloni. È un giocatore molto utile. E ovviamente il mister Formicola, sapendo comunque del peso del gladiatore in attacco, ha detto evitiamo problemi sulla fascia, e quindi ha messo un over a marcare Fortunato Spilabotte. Sì, Spilabotte, che ripeto non lo dobbiamo scoprire noi, è un giocatore che io dico che tra virgolette si trova per sbaglio in eccellenza, perché aveva giocato tra Genoa, Milazzo, in Lega Pro, quindi un giocatore che ma non faceva la panchina, cioè questo giocava in Lega Pro. Poi insomma varie vicissitudini lo hanno portato nei campionati minori, ed è un pupillo di mister Sannazzaro, con cui vinse il campionato di promozione qualche anno fa a Crevano con la Boys Canisa. Poi ha cercato di trovare la sua identità, però questo è un giocatore che se lo inneschi ha una potenza, cioè il portiere è meglio che se ne esce, perché dire certe sassate sì, veramente tremendo, per non parlare di Liccardi, cioè stiamo parlando che c'è un giocatore come Liccardi che è un altro che le porte le butta a terra letteralmente, perché lui ha una potenza fisica esagerata. Credo che il Gladiator, se non i migliori, tra i migliori calciatori li ha presi. Ok. Non voglio fare da così nessuno delle altre società, ma ha preso veramente giocatori eccezionali. Ora Merola, il rilancio nei confronti di Liccardi, che stacca, anticipato Parente, la palla per Baratto che poi sbaglia, Spilabotte, forse libero Di Paolo, palla nello spazio, recupero e per poco rischia l'autogol il numero 3 Ripici. Calcio d'angolo. Spilabotte qui poteva essere un po' più veloce, allora, un passaggio di 2 secondi sì, prima. È perché anche il passaggio è anche un po' più potente, gliel'ha dato troppo morbido e deve essere un po' più deciso. Però grande taglio, di grande diagonale di Paola, bravo anche per carità il difensore a Ripici, sì, che è stato bravo a chiudere. Manca poco ormai al termine di questo primo tempo, abbiamo anche visto lo staff dirigenziale al completo in tribuna, c'era grande attesa per questa prima ufficiale, questa gara ufficiale, la prima al Piccirillo. Ah, e ancora Di Piero che è incazzatissimo, cioè si arrabbia perché con la rete, perché era un ottimo cross di Vitiello, inserimento perfetto, uno dei suoi inserimenti, la palla è finita alta. E poteva essere il gol del 2-0 al fine primo tempo, e anche un gol che avrebbe permesso poi di farsi perdonare dell'errore precedente. Invece, diciamo... ma magari lo fa nel secondo tempo, che ormai siamo in dirittura d'arrivo di questa prima frazione. Un giocatore che, ripeto, si inserisce molto, un centrocampista che si butta dentro. E si può dire un attaccante aggiunto nello stesso tempo, mentre eccolo qua proprio Zacco si va a finire di completare il riscaldamento, lo vedremo credo inizio ripresa. È un giocatore che poi va a recuperare tantissimi palloni ed aiuta molto la manovra, quindi vediamo, eccolo qua proprio Di Pietro, prova di fare da fuori, ma insomma è un passaggio più che altro per il portiere, mentre il 45esimo sta per scoccare. Recupera Liccardi, guardate che lavoro fa Liccardi, mi sembra che l'arbitro abbia dato 2 minuti di recupero, si ha capito, prova ad andare Baratto senza fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare, poi ha buttato fuori e poi c'è scintille tra Baratto e Vitiello che quasi vengono alle mani. E poi arriva Di Pietro, qui dà una spinta perché l'intervento di Baratto non è stato molto, come dire, pulito, vediamo che altro è successo, o meglio è stato pulito perché l'arbitro ha detto che il contatto era regolare, però è stato duro, ecco, è stato duro e Saccavino è finito a terra. Vediamo che altro sta succedendo. Cioè, a terra il giocatore Saccavino. L'arbitro sta... Sì, si sta spiegando con... Ecco qua, Baratto e Di Pietro ammoniti. Due giocatori comunque esperti. Parliamo di Baratto che ha giocato anche in piazze importanti, anche qui in provincia, no? Marcianise quindi... Dove è tornato sì, in provincia Caserta. Quindi e diventano 4 gli ammoniti della gara. Dopo Saccavino, De Biase, ora anche Di Pietro e Baratto. Palla che verrà restituita al Gladiator perché i nerazzurri l'hanno mandata fuori.
infatti così in maniera molto sportiva. E l'arbitro poi manda tutti, negli spogliatoi. Quindi il primo tempo tra il Gladiatore e Mondragone si chiude con il punteggio di 1-0 con la rete di Vincenzo Liccardi al 25esimo, rete che mette la serie ipoteca sulla qualificazione al secondo turno da parte dei nerazzurri. Ora alcuni minuti di riposo e poi si riprende con il secondo tempo. Si riparte con il risultato di 1-0 per il Gladiator, cambi per entrambi gli allenatori, Sannazzaro e Formicola. Il Gladiator ha sostituito Capobianco con Liccardi, quindi un ruolo per un altro, cioè nel senso un attaccante per un altro. Il Mondragone invece ha sostituito Ischero dentro e Pagliuca fuori, il giocatore numero 7 entra il numero 16. Curioso anche il 16 del Gladiator è entrato, quindi sono entrati due numeri 16. Amici di Telegolfo e Sport Casertano, ovviamente ben ritrovati da Armando Serpe e da Domenico Vastante. Partita che è ricominciata, ricordo il risultato 1-0, gol di Liccardi, gol che ha di fatto spianato ulteriormente la strada ai nerazzurri per la vittoria del parte di questa partita, ma anche per la qualificazione al primo turno. Ricordo che all'andata vinsero i sammaritani per 2-0. Si va a scaldare, anzi continua il riscaldamento, il greco Zaco, il giocatore che ricordiamo è arrivato in settimana. Madre greca, padre ucraino, però abitano in Australia. Padre, tra l'altro, è arbitro di della Serie A in Australia. Quindi, insomma, anche non dico figlio d'arte, ma comunque un giocatore che ha masticato anche calcio in un certo livello, seppur in Australia. Là, il Gladiator l'ha preso, l'ha tesserato e lo ha lui che proviene dal Chieti. Ha avuto esperienze nel Giulianova, nelle giovanili dell'Aquila con tutta la trafila, poi ha giocato in promozione con il San Gregorio, quindi insomma un giocatore che è in classe 97, oltre 1,80 m di altezza, una prima punta molto interessante e credo che tra una decina di minuti lo vedremo all'opera, per lui ci sarà circa una mezz'ora di tempo. Calcio di punizione adesso per il Gladiator, se ne occupa Vincenzo De Rosa che scambia con Merola è tornato titolare dopo il turno di riposo della scorsa settimana. Partite che vi ricordiamo andranno in onda tutto l'anno sull'emittente Rimintorno di Telegolfo, e salutiamo i fratelli, i nostri amici Peppe e Biagio Capuano, e con cui abbiamo siglato questo accordo di partnership tra il nostro quotidiano, il nostro giornale online e quindi la loro emittente che è a carattere regionale, ha sede a Mintorno, si vede nel Basso Lazio ma soprattutto si vede in tutta la Campania. Bastante. Armando, quindi cominciato il secondo tempo della gara tra Gladiatore e Mondragone. Ora Manzi, che ha un diverbio con De Biase, svigola il pallone fuori, però ha qualcosa da dire all'attaccante, molto ovviamente perché per un contatto con le mani che è stato dai due e l'arbitro ha lasciato andare. Sì, non si risparmia, infatti Manzi, noi glielo mando a dire, dice al prossimo qualcosa accadrà. De Biase, Rivici crossa sul centro del Licignano, Lombardi forse non è andato a fuoco, e però De Rosa che con tutto il suo mestiere la butta fuori. De Rosa... un altro jolly. Sì, come lo è in prota per il Mondragone, De Rosa nel Gladiator. Sì. Lombardi. Lui in realtà nasce come centrocampista. Sì, nell'Alba Sannio. Esatto, l'Alba Sannio, poi è andato anche a Marcianise, nel Real Marcianise di Bizzarro, poi dopo ha fatto varie categorie tra promozione, eccellenza, categorie diciamo minori, però si è, diciamo, a volte mister Sannazzaro lo vede bene anche come centrale di difesa e infatti è così. Vitiello per Di Pietro. Di Paolo a velo, però forse aspettavo qualcuno in più. Nel frattempo Ischero aveva fatto fallo su Di Pietro, quindi vicino alla linea del centrocampo, ed è punizione a favore del Gladiator. Alla battuta ci sarà Ciro Manzi, anzi no, lascia spazio a Vitiello. Passaggio per De Rosa.
Di Vieto subito si è rialzato, quindi comunque non è successo niente. Ora Manzi per Landolfi. All'Andolfo. Questo è un giocatore molto interessante, l'ho visto giocare, questa è già la seconda partita, potrebbe ecco essere un punto forte, un punto fermo, ovviamente lo deve confermare, però insomma il mister gli sta dando fiducia. Parte intanto Di Paola, sono due giocatori passati, anche il terzo, il passaggio al centro per Di Paola, cioè per dire che subito per Spilabotte, e Spilabotte sbaglia il passaggio, forse poca concentrazione in questo stop, e l'azione sfuma perché comunque il Di Paola aveva superato in velocità tre giocatori e c'era un'ottima opportunità di creatore comunque al fine di entrare in area, e invece l'azione è finita con il pallone uscito fuori. Le cose ora, più semplici a volte diventano impossibili, se non vai concentrato è chiaro che anche uno stop abbastanza diciamo fattibile poi dopo è complicato. Lombardi, il lancio per Spilabotte, ci prova a recuperare palla, Ripici subito, neanche senza fronzoli, subito rinvio. Ora Manzi che indietreggia per Tommaso Merola, palla per Lombardi, Capo Bianco, ecco qui, tocca i primi palloni della sua gara, non subisce fallo dal secondo arbitro da De Improta. Ora Saccavino da Vitiello sulla destra per Di Paola sulla posizione di Landolfo, Spilabotte indietreggia, ecco parte lui, parte il carro armato, così l'abbiamo definito spesso, supera anche Colella, Di Pietro che allarga sulla destra per Landolfo, Di Paola che vuole il fondo, infatti supera il numero 3 di Pici, cross e per poco che il Gladiator non rischia di andare sul 2-0 con il tentativo di autogol di Paolo Parente, che nel tentativo di anticipare il portiere ha toccato quella palla, quel poco, che fortunatamente c'è stato il difensore lì, che dovrebbe essere Baratto, che è riuscito nel salvataggio. Quindi al minuto 51 il Gladiator sfiora il secondo gol. Questo è il quarto angolo a favore del Gladiator, alla battuta sempre lo specialista Aniello Vitiello. Anzi no, Di Paola, l'arbitro ferma il gioco perché sono contatti tra Improta e Manzi, quindi si ripeterà con Di Paola alla battuta. Si chiariscono i due. Sì. Prima che comunque l'arbitro faccia proseguire il gioco. Batte Di Paola, dietro per Vitiello. Ancora per Di Paola che arriva sul fondo, bello schema, passaggio, ci prova Saccavino, il pallone è lento e rinvia Paolo Parente. Poteva un'azione che poteva essere sfruttata molto meglio. Intanto qui c'è un errore di comunicazione tra Landolfo, se ne va il numero 11 Lucignano. D'altra parte è bravo Lombardi, bravo nell'intervento, nell'anticipo su De Biase che era dall'altra parte e comunque voleva il pallone per tentare il tiro. Ora Di Pietro. Triangolo con Spilabotte, Capobianco sulla fascia sinistra, bel passaggio per Saccavino, ha titubato un po' troppo l'ex Mantova, poteva tentare di entrare dentro, invece no, ha aspettato quel secondo tempo e Ripici ha deviato il pallone ancora in angolo, quindi sarà ancora corner e questo è il quinto corner a favore del Gladiator. La spinta nerazzurra continua. Dopo lo schema provato prima, adesso invece Vitiello a portarsi alla battuta. Lui, lo specialista dei calci piazzati nerazzurri, l'abbiamo visto con la punizione gol siglata a Mondragone. Ora si mette sul pallone, si avvicina anche Di Paola, che però è marcato, quindi comunque eventuale schema non può essere ripetuto. Sì. Cross al centro. Tocca quel tanto Paolo Parente e la palla poi finisce in fallo laterale anticipato Spilabotte. Così come è andata, tanti sono i calci d'angoli creati armando al Gladiator e di sicuro con il passare del tempo comunque ci sarà anche una maggiore capitalizzazione dei corner e dei calci piazzati per una squadra che comunque può contare di 5-6 elementi di buona struttura fisica. Sì, ma è una squadra molto fisica, attenzione però ancora i nerazzurri con conclusione alta. Di Pietro, dicevamo. È una squadra molto fisica, molto strutturata, ben strutturata in ogni reparto, devo dire la verità, sia in difesa che
in attacco ci sono questi calciatori che sono muscolosi, alti, quindi non sarà semplice per nessuno. Attenzione, palla Lombardi fa buona guardia. Si sta venendo questo ragazzino, sì. Non male, Lombardi classe 2000, dando il volontario tocco di palla di mano di Capobianco. Giocatori molto, ripeto, questi altri sono molto interessanti. Landolfo, Lombardi, Saccavino, Bottigliero, ex Casoria, che l'anno scorso ha avuto un campionato titolare, ma come anche Montano e tanti altri. Quindi il cadavente ha tanti under bravi, Andreozzi, Romagnoli. Ecco, veramente Sannazzaro può contare su tanti calciatori. Sì, ha fatto, ripeto, hanno allestito una squadra coperta in ogni reparto. Fallo su Filabotte. E nella propria area di metà campo, nella zona di metà campo ci sarà calcio di punizione, se ne occupa proprio Lombardi per Vitiello, dietro per De Rosa, ancora Vitiello che è il regista di questo gladiatro, l'ex marcianese. Manzi va alla caccia del pallone, adesso non dico si tratta di amministrare perché siamo appena al decimo, quindi mancano 35 minuti più recupero, non puoi fare melina né puoi gestire fino alla fine, però ecco, secondo me bisognerebbe cercare di segnare il secondo gol e poi dare spazio un po' agli altri, perché ripeto, è tempo di prove, prove generali, domenica si fa sul serio, c'è questa Di Paola, passaggio al centro del Saccavino ed è grande parata del portiere Scioce che lo neutralizza, questa è una grande occasione, no, questo è un errore del centrocampista che poteva fare gol e poteva chiudere definitivamente la qualificazione, invece no, ma grande la parata di Cioce che con Saccavino che aveva tutto lo specchio davanti, guarda caso Cioce proprio gli neutralizza, anzi lo ipnotizza perché cioè, in quell'angolo è stato deciso dal calciatore e il portiere si è buttato bene, mentre occasione mancata da parte della squadra che poteva chiudere... Sì, poteva chiudere il conto, veramente un'occasione incredibile sprecata questo gladiatro che io credo che conoscendo Sannazzaro sia affatto contento di questi errori, perché dopo quello di Di Pietro nel primo tempo c'è questo Saccavino che è ancora più clamoroso, perché quello di Pietro il pallone era in movimento e si è andato, come dire, ha tirato alto proprio perché stava insomma arrivando a impattare la sfera. Qui hai tutto lo specchio libero, vuoi tirare ma butta a terra questa porta, non puoi sbagliare col così, veramente incredibile. Non è un attaccante, qualcuno dirà, ho capito, ma qui anche un ragazzino, non, cioè la porta non è una porta di mini golf, quindi sono degli errori che chiaramente poi in Coppa Italia ancora te li puoi permettere, anche se sarebbe meglio non farlo, però questo deve far capire che devi essere molto molto più cattivo, cinico e preciso sotto porta. Rimessa laterale per il gladiatore, dove si va a scaldare anche Celio. Un altro sammaritano dopo Vincenzo, sì, Capobianco, sì. Sono i due sammaritani, i due rappresentanti della città di Santa Maria Capua Vetere che sono presenti in squadra e ora quindi intanto è il turno di Zacco che ormai è pronto per prendere il posto, penso probabilmente al posto di Sfilabotte. Sì. Credo di sì, sarà un po' di avvicendamento in attacco, il modo anche per vedere all'opera questo calciatore. Anche se poi Capobianco è andato a fare la prima punta, quindi forse Capobianco si sposterà magari sulla fascia e Zacco, attenzione di proprio Capobianco che per poco non recuperava la sfera, quindi Saccavino tocca fuori. Non è ancora momento però per l'entrata in campo di Zacco, bisogna attendere qualche istante, magari pochi minuti alla prossima interruzione e potrà entrare il giovane attaccante. Poi De Biase va a caccia della sfera, c'è Manzi da quella parte, ancora De Biase. Sfilabotte cambia passo, Sfilabotte non riesce però a mantenere il possesso. Cioce, sfera in out, ancora non è tempo di Zacco, vediamo il mister, forse aspetterà proprio il quindicesimo, sì, una mezz'oretta di partita per vederlo all'opera il ragazzo che
comunque in allenamento ha destato una buona impressione, quindi il tecnico ha autorizzato il tesseramento, ha detto sì, questo ci può dare una mano, e infatti lo abbiamo visto, lo vediamo oggi in campo. Comunque insomma tra poco entrerà in campo De Biase, prova a ripartire il Mondragone, poi Vitiello, Capobianco dal lancio per Di Paola, bravo Di Paola a recuperare le sue rifici che poi si rifà, bello stop, ancora un dribbling Di Paola, show sulla fascia, il cross basso troppo e para morbido, il portiere, ciò che si vuole essere, però è stata da perfezionare ovviamente il cross, però comunque è stata bella l'azione. Intanto torna a scaldarsi e vuole, anzi no, è andato a scaldarsi, se non sbagliamo, un under che deve essere Montano, se non sbaglio. Intanto Vitiello per Saccavino, Di Pietro, arriva Bosco, fallo per sull'impunità per Di Paola, che però viene, non riesce a recuperare il pallone, e infatti poi dopo Cioce fa buona guardia e blocca. Ci sarà una sessione a breve anche nel Mondragone, vediamo il direttore sportivo Francesco Villano con la lavagnetta in mano, ora vediamo chi sarà a essere sostituito. Rifici, bravo. Ora Schettino per De Biase, Colella, sulla posizione di Improta, se ne va lui e perde palla a contatto con Lombardi, e infatti poi dopo è bravo De Rosa, ora per Vitiello, Armando, sarà anche il caldo, comunque il ritmo non è elevatissimo. Sì, il caldo comunque si fa sentire, noi siamo fermi, c'è il sole che entra in cabina e fa caldo, ci stiamo arrostendo, figuriamoci loro che sono in mezzo al campo, il calore che arriva dal prato e poi sono anche in movimento, quindi ora Vincenzo Liccardi, Vincenzo Capobianco per Vitiello, subito per Saccavino che ci prova da fuori, però scivola al momento del tiro, e infatti la palla arriva facilmente tra le braccia di Cioce, quindi si ripete il duello che è iniziato qualche minuto fa con il tiro di Saccavino, che è stato sventato da parte del portiere Domiziano. Ora per me lancio una giornata di sì, inoperoso fino a questo momento, però da sempre la sua diciamo sicurezza nel reparto difensivo. Assolutamente sì. Allora entra Marco Esposito ad entrare nelle fila del Mondragone, quello che è stato il giocatore più utile dei domiziani nella gara d'andata, infatti comunque veramente si è reso pericoloso con tante occasioni, quindi sarà un'altra volta doppia sostituzione, sì. Una per il Gladiatore e una per il Mondragone. Paolo Parente per Bosco per Ischero allarga sulla destra per Improta, il motorino del club domiziano. Sbagliato il passaggio per De Rosa, ora Capobianco, De Rosa dietreggia, Tommaso Merola si allarga a Landolfi, infatti è lui quello cercato, sbaglia il passaggio ed ora avverranno le sostituzioni. Sicuramente il Mondragone. Mondragone cambia, entra Esposito, vediamo chi esce De Biase, quindi c'è un cambio per parte, ed entra anche Zacco con il numero 20, quindi il debutto di questo giovane attaccante greco che uscirà a spilabotte. Spilabotte di spalle e poi adesso cambia il tecnico, dunque dentro Zacco, entra Zacco. C'è il 5 di mister Sannazzaro a spilabotte per la prestazione, non ha segnato, però comunque si è dato un grande affare. Di Paola fermato da Esposito. Ancora il Mondragone in qualche modo riesce a recuperare la sfera.
Colella. Merola. Subito ha bloccato la palla Merola, è entrato Marco Esposito che l'ha dato molto fastidio alla difesa domiziana, ha preso il posto di Biase che se l'è cantate con Manzi. Ora subito lancio per Zacolo, vediamo all'opera l'attaccante greco, mantiene palla, è un bello, una bella azione, ha provato una finta su Barattoli, però dall'alto della sua esperienza ha evitato i problemi e subito ha deviato in angolo. Sulla fascia destra sarà, sulla fascia sinistra anzi, sarà Capobianco ad incaricarsi del corner. Salgono Di Pietro, Manzi, c'è Zacco, anche il numero 10 Vitiello. Cross basso, Colella rinvia. Tommaso Lombardi per Saccavino. Lancia nei confronti di Di Pietro. Passaggio al centro immediato e se rinvia Parente. Bosco per Di Paola, cioè per Esposito, scusatemi. Ritorna da Bosco e bravo De Rosa che irrompe nell'azione del Mondragone e infatti recupera palla. Ora l'arbitro lascia andare sia Formigola che Esposito e si erano chiamato il fallo da parte di Pietro, invece è evitato. L'arbitro in questo momento sta dando vita a un arbitraggio all'inglese, infatti molti contatti non duri, però irruenti, possiamo ritenerli irruenti, ed evita di fischiare e lascia andare il gioco. Ora Marco Esposito per Lucignano, ci mette il corpo Manzi, infatti protegge il pallone. Ora passaggio per Vitiello, il velo per Landolfo che può andare. Buona idea da parte di calciatore Landolfo, però sbaglia, c'è anche un po' di stanchezza Armando, il caldo si fa sentire, nonostante comunque in mattina abbia avuto, però cioè, è una giornata comunque che mette oltre 30 gradi in campo. Fa molto caldo, Di Pietro prova ad andarsene, ultimo tocco il suo. E infatti sarà Di Pietro a battere. Lucignano che scappa da Manzi e Manzi ritorna su di lui, infatti devia in fallo laterale. Intanto ci sarà una nuova sostituzione per i Gladiator, riteniamo che sia Montano, poi dopo saremo nei prossimi secondi e sarà lui a entrare in campo, giocatore confermato dallo staff della famiglia Vita, infatti l'anno scorso ha giocato nella Maddalonese e questo è stato confermato, uno dei pochi, anzi forse l'unico under al di là dei vari over che sono rimasti. Sbagliato il fallo laterale da parte di Ripici che per Esposito che era troppo vicino, quindi l'arbitro ha ritenuto che comunque fosse errata la esecuzione di questa rimessa laterale e quindi sarà Landolfo che cerca Vitiello, ritorna da lui Landolfo per Saccavino, ancora Saccavino, bravo che torna da Di Pietro, Vitiello gira subito il regista, mette ordine quando c'è troppa confusione. Ora De Rosa, sono quelle fasi di diciamo, chiamiamole soft, in una partita che ormai difficilmente vedrà una rimonta del Mondragone. Siamo punteggio di 1-0, servirebbero addirittura 4 gol, tre gol al Mondragone per andare al prossimo turno e risulta molto difficile e anzi è molto più probabile che sia il Gladiator ad andare in gol che il Mondragone, vedendo anche le azioni che sono avvenute con varie occasioni mancate da Di Pietro e poi quella di Saccavino, quindi comunque possiamo già mettere sul tabellino diverse occasioni mancate. Sì, ma in questa fase con squadre che si stanno allungando è il Gladiator che tenta il raddoppio, prova a divertirsi, e il Mondragone che prova chiaramente a non prenderle e magari qualche sortita offensiva per poi mettersi in mostra dalle parti di Merola. La scorsa settimana De Lucia fu impegnato solamente nel recupero tra il 90esimo e il 92esimo con una doppia occasione, mi sembra Bischettino. Fu Di Stasio. Di Stasio. E oggi per la verità fin qui Merola veramente spettatore non pagante di questo incontro, come si suol dire in gergo, quindi chiaramente ripeto, la differenza anche a livello di tecnico ma anche di motivazioni, comunque
partire da 0-2 in casa è molto più difficile moralmente, tra virgolette, rispetto a una vittoria poi che tu ottieni. Intanto c'è fuori gioco, l'arbitro ferma l'azione e calcio di punizione per i neroazzurri, mentre continuano a tifare i sostenitori del Gladiator che riprenderà la preparazione poi martedì, quindi domani per chi ci vede su Telegolfo, in vista di questa sfida di campionato contro il Barano prevista per domenica prossima alle 15:30, esatto. Contro il Barano, perché ricordiamolo cambia l'orario per la prossima gara di campionato, e quindi cambia l'orario, quindi alle 15:30 si gioca la partita, e per prepararsi a questa gara il Gladiator affronterà giovedì l'equipe Campania nell'amichevole scelta dal direttore Moriello per questi quindi per non far stare fermi i calciatori, quindi giovedì sarà Gladiator equipe Campania, e poi ovviamente sui canali ufficiali del Gladiator troverete tutte quante le informazioni sull'ora e sul luogo in cui si giocherà la partita. A scaldarsi quindi Celio e anche Romagnoli per quanto riguarda i Gladiator, e ci sono anche diversi under tra cui i vari Di Stasio che sono nel Mondragone, quindi sia Sannazzaro che Formicola stanno quindi pensando a delle nuove scelte. Intanto punizione da tre quarti per il Mondragone, c'è Marco Esposito sulla palla, diversi calciatori, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 calciatori del Mondragone che sono dentro l'area oppure comunque al limite. Merola che dice solo di stare attenti e che non vuole prendere gol, vuole tenere la porta immacolata anche in questo frangente. Marco Esposito, il cross sul secondo palo per Baratto, si è appoggiato su Di Pietro e infatti l'arbitro subito ha deciso per il fischio, e quindi ci sarà la punizione a favore del Gladiatore in area di rigore. È sembrato sia abbastanza netto, è vero? Sì, no, ma sono d'accordo, punizione giusta, giustissima, perché c'è intanto un cambio, entra Montano, vediamo chi uscirà, che l'arbitro ha fermato il gioco, ha autorizzato il cambio, entra Montano, esce Saccavino, quindi quando siamo arrivati ormai al 27esimo di questo secondo tempo di Gladiator Mondragone, fin qui il punteggio di 1-0, Saccavino che poco fa divorato il gol del 2-0, però comunque la prova del ragazzo resta comunque positiva, dai, non ci possiamo certo lamentare, i tifosi non si possono lamentare di questa punizione e di questa prestazione del ragazzo che credo vedremo spesso in campo, perché ha dimostrato di valere, insomma. Quindi io vi ricordo sempre l'appuntamento del lunedì con Telegolfo per le differite casalinghe del Gladiator, squadra che ambisce al salto di categoria, e noi di Sport Casertano andremo a seguire anche ovviamente da vicino le sorti dei sammaritani con i soliti articoli, approfondimenti e quant'altro per una stagione che chiaramente a Santa Maria Capovetere sperano possa essere la stagione del rilancio, vogliono essere protagonisti per una sorta di anno zero, perché con l'arrivo del duo Aveta De Felice, mentre c'è un calcio d'angolo proprio per il Mondragone, si respira un'aria totalmente diversa. Siamo arrivati ormai al minuto 28 e c'è ancora un corner per i domiziani che tendono disperatamente di rendersi pericolosi dalle parti di Merola. Eccolo, un tiro del numero 5. Baratto. Quindi contiamo la prima grande occasione del Mondragone in questa gara. Palla centrale, però lì potrebbe esserci qualche deviazione che poteva rompere le scatole al portiere di Maddaloni. Invece nessuna deviazione. Baratto ci ha provato con una girata, il portiere maddalonese ha bloccato e quindi mantiene la porta immacolata nella gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia di dilettanti.
Tommaso ci tiene molto a evitare gol, e anche è un'ottima, notizia per il reparto difensivo in virtù in vista delle, proprio delle prossime gare di campionato. È stata una girata di Baratto, che lui non è certo un attaccante, però è un giocatore che anche per il fisico che ha spesso si inserisce sui calci di punizione, calci d'angolo, insomma sui tiri piazzati, e prova a svettare, prova a farsi trovare sempre in zona gol. Ecco, rimessa in gioco, non ci arriva Schettino, ci arriva Lombardi che protegge il pallone, poi De Rosa, Capo Bianco, poi Di Pietro, preso proprio di mira da parte dei giocatori del Mondragone, e adesso dentro Nicola Celio, credo che uscirà proprio Di Pietro, perché sì, all'ennesimo fallo subito, quindi pallone per Di Paola, lo stop numero 10 esterno, non c'è fallo secondo l'arbitro, Di Paola finisce a terra. Landolfo, Di Paola ha già recuperato, poi Capobianco, Colella, può avanzare il Mondragone. Ancora Colella, il capitano. Sta per entrare anche il numero 19 dei mondragonesi. Altro corner in favore degli ospiti. Quindi praticamente sostituzioni allo stesso minuto. Sì. Sono sempre doppie. Sì, sì. Celio da una parte e poi dall'altra invece vediamo chi ci sarà. Il numero 19. 19 che è Di Stasio, colui che ha fatto la girata, all'andata, quindi Celio pronto, intanto c'è la battuta Schettino al centro, rilancia Capobianco, recupera palla Colella, bravo qui assolutamente Landolfo ad arginare, tentare di arginare proprio la manovra mondragonese. Lancio di Colella in direzione, prova il pallonetto, è parata di Merola su Baratto che ha tentato con il colpo di testa di beffare il portiere mondragonese, e invece no, Merola era in buona posizione ed ha evitato che il Mondragone pareggiasse. Le occasioni più pericolose le sta portando proprio Baratto, un difensore. Sì, difensore centrale che sta rendendo pericoloso. Ora Landolfo arretra per Manzi, Manzi per Merola, rinvio immediato, ora Zacco ci prova ad andare, però Parente con il corpo riesce a evitare i problemi, ora Bosco, palla troppo lunga per De Rosa, rilancio immediato, la palla non è riuscita di uscire, adesso ecco qui è il momento della doppia sostituzione. Esce l'11. Lucignano ed entra invece il numero 19 Di Stasio, quindi cambio per il Mondragone quando siamo arrivati al 33esimo minuto del secondo tempo, e ci sarà anche un cambio fuori, vediamo chi esce, Di Pietro, infatti esce proprio Di Pietro che non si accorge della sostituzione, prova a guadagnare un po' di secondi. Saluto dei tifosi ad Andrea Di Pietro, dentro Celio, un altro giocatore, un altro ex. Di Pietro saluta la tifoseria, c'è un grande rapporto, no, tra i tifosi e Dario e Di Pietro, Andrea Di Pietro. Mentre è entrato Nicola Celio, un'altra vecchia conoscenza, un altro esperto, un altro giocatore che ha
vinto anche lui in carriera tanti campionati. E però Armando, per lui è la prima con il Gladiator al Piccirillo da San Maritano. Ah, okay. Quindi la prima che gioca con il Gladiator, l'ha giocato con altre squadre tipo con il Sena della Fossa e con altre compagini, però con il Gladiator è la prima. Infatti questa è arrivata, infatti brutto fallo, questo deve essere, non è rigore, è proprio punizione fuori aria, ci sarà anche la munizione per Ripici. Di Paola stava andando, era pronto lì per scattare e andare verso la porta e Ripici l'ha toccato, anche se ovviamente vediamo in prota che si arrabbia con l'arbitro che dice comunque il contatto non c'è stato, noi abbiamo i nostri dubbi, ci è sembrato abbastanza evidente il contatto, quindi ammonito nelle fila del Mondragone anche il numero 3 Ripici. Punizione sacrosanta per il Gladiator che chiaramente vuole provare a chiudere nel migliore dei modi questo incontro, perché no, anche con un'altra rete non è male come idea, ecco, diciamocela tutta. Ricordo che poi chiaramente sulla pagina ufficiale del Gladiator subito dopo la partita è possibile vedere gli highlights, insomma, in serata, quindi è possibile anche dare un'occhiata a cura proprio dell'ufficio stampa e dell'area comunicazione nerazzurra. Punizione per i padroni di casa. Sì, sulla battuta Capobianco e Vitiello, ci prova Vitiello. Palo, il palo del Gladiator, ha colpito ancora Vitiello come la settimana scorsa che era riuscito con la traversa, poi baciare la traversa e l'aveva entrata in porta, invece questa volta no. Ora Di Paola e il pallone fermato, gol annullato al Gladiator per il fallo di Zacco su Baratto, poteva essere raddoppio. Armando, prima il palo, ora la rete annullata, questo risultato non vuole cambiare. Non vuole cambiare, ma io credo che potremmo vedere un altro gol perché... mentre si prepara a caccia a entrare, probabilmente... sì, sarà la quinta sostituzione, sì, l'ultima, sì. Armando, Vitiello con il suo piede ovviamente le può provare tutte. L'altra volta punizione toccata, la palla entra in porta, ora ha cercato di sorprendere il portiere Cioce, sì, sul primo palo, e la palla infatti comunque la direzione era quella giusta, però la palla ha toccato il palo. L'azione è continuata e poi c'era Di Paola a centro area. Zacco forse ha esagerato, è stato troppo irruento nel cercare di ostruire Baratto, anche se comunque questo Baratto era leggermente, diciamo, in ritardo, quindi la palla comunque sarebbe potuta proseguire lo stesso. Ovviamente l'arbitro fa bene a fischiare perché comunque il contatto c'è, il fallo c'è e l'azione sfuma per il Gladiator che potrebbe essere il gol del 2-0. È un'occasione sfumata, peccato, perché veramente, insomma, i nerazzurri avrebbero meritato questo raddoppio, mentre è tempo di cambi, tra poco entrerà Caccia, credo entri al posto di Manzi, si danno il cambio i due e c'è anche Romagnoli, vediamo, che chiaramente, insomma, si deve accomodare in panchina. Mentre c'è, esce Vitiello che forse ha preso una botta un po' claudicante. Vediamo che ancora un attimo. Allora praticamente mette Caccia in coppia con Manzi e poi avanza De Rosa che diventa il regista nero-azzurro. Piccolo problemino forse per Vitiello, stringe i denti, va in panchina. E adesso si forma questa coppia Caccia-Manzi, coppia che presumibilmente potrebbe essere quella che vedremo spesso in campionato, coppia esperta di giocatori che sono molto fisici, molto forti, ecco, dal punto di vista proprio anche per via aerea. È chiaro che sono giocatori che in base all'avversario che di settimana in settimana il Gladiator incontrerà, poi potranno subire, eventualmente questa coppia potrà subire variazioni, perché mettere vicino a un giocatore più strutturato fisicamente un centrale veloce è quello che, insomma, mister Stannazzaro ha cercato di fare in questo precampionato, in queste partite. Si è lamentato Baratto a gran voce perché c'era stata, devo dire la verità, aveva anche ragione, che c'era stata questa trattenuta, mentre Zacco finisce a terra, non c'è niente secondo l'arbitro, si era
aveva protestato vivacemente anche Colella in qualità di capitano, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Ovviamente stanno cercando di innescare il ragazzo Zago che è un attaccante, quindi chiaramente il gol è il suo pane quotidiano, ma nello stesso tempo mentre Manzi protegge il pallone che finisce sul fondo, rimessa in gioco per i nerazzurri quando siamo ormai quasi all'85esimo e la partita scivola via, qualificazione in pugno chiaramente per il Gladiatore che ha bissato nel successo dell'andata, almeno lo sta facendo in questi ultimi 7-8 minuti di gioco, compreso recupero. La compagine di mister Sannazzaro si sta ben comportando in questa Coppa Italia di eccellenza. Strattonato Celio, c'è calcio e punizione proprio per i nerazzurri. De Rosa, battuta la punizione, ma c'è prima un cambio, entra il numero 20 Perotti, che non è quello della Roma ovviamente, ed esce, vediamo chi abbiamo visto, il numero 3 del Gladiator. Quarta sostituzione per il numero 1. Vediamo un attimo di chi si tratta. E quindi insomma cambio anche per il Mondragone. Ah, è Ripici, non avevo visto il nome sulla distinta, quindi fuori Ripici e dentro Perotti. C'è fallo, l'arbitro dice tutto regolare, Montano lancia Zaco che viene però anticipato dall'esperienza di Baratto. Baratto, se non ricordo male, anche ex Campania Ponticelli qualche anno fa, lo vedemmo all'opera in Serie D. Ancora Capobianco sull'out di sinistra, Capobianco poi arretra, caccia Lombardi, lo stop di Merola, Tommaso Merola proveniente dalla Maddalonese come del resto altri 7-8 calciatori. Cerrato, non c'è fallo su di lui. Colella, Mondragone che fa di tutto per ripartire, è chiaro che è complicato perché e qui c'è fallo di Montano e l'arbitro probabilmente lo ammonisce, infatti ammonito Montano quando siamo arrivati all'87esimo minuto del secondo tempo. C'è bisogno anche del massaggiatore, però non è stata autorizzata l'entrata in campo del massaggiatore, l'arbitro aspetta un po', vediamo, poi ci sono anche i crampi, quindi Di Paolo adesso sta aiutando proprio l'avversario a riprendersi, mentre ci sarà l'ennesima sostituzione nelle file del Mondragone, vediamo chi entra e vediamo anche chi esce. 14, entra il numero 14 che ha già la pettorina addosso, forse vediamo chi esce, il 16, si è fatto male il ragazzo, quindi cambio del cambio, perché non sappiamo che cosa ha avuto. Non stava bene. Ischero. Quindi per scelta tecnica, no? Non perché stava male, mentre esce qui benissimo, sceglie bene il tempo Tommaso Merola, abbranca la sfera, si dà il 5 con Manzi e pallone già rimesso in gioco, strattonato, insomma qui le gambe e le mani non sono mai tirate indietro, è stata una partita, non dico maschia, ma comunque è stata una partita di calcio tra due squadre che non si sono risparmiate, ecco, mettiamola così. Merola
posiziona il pallone, poi dobbiamo vedere quanto recupero darà il direttore di gara. Va Merola, lungo passaggio, baratto di testa, svetta con tutta la sua esperienza. Landolfo per Di Paola, ancora Di Paola, il tentativo viene arginato dalla schiena, poi Montano, Schettino, Di Stasio, recupera Celio con il suo solito modo di recuperare palloni, un altro giocatore che non si risparmia mai. Mentre si è sacrificato molto in questo secondo tempo proprio Capobianco. Sì, infatti molte volte comunque è tornato a dare l'anno, ma questo è quello che chiede Sannazzaro ai suoi giocatori, quelli che sono gli esterni offensivi, quando poi dopo si parla di natura difensiva, comunque devono trasformare questo modulo da un 4-3 a un 4-5-1. E così in questo caso sono Di Paola e Capobianco che in questo momento sono chiamati ad arretrare e dare una mano, dando caccia. Arriva Merola, sì, perché rischia caccia, che non si era accorto che ci fosse Schettino. Comunque nelle vicinanze, e infatti subito con la sua sempre cattiveria agonistica Tommaso era deviato in un fallo laterale. Ora ancora Schettino sulla fascia per Di Stasio, il cross, e Tommaso Merola che la chiama e la blocca. L'arbitro ha fatto segno, saranno 4 i minuti di recupero, mi sembra di aver visto 4. Io sinceramente da questa posizione col sole che illumina l'arbitro, che ha già tra l'altro una divisa sgargiante, vediamo un attimo poi come finirà, se finirà al 94esimo o al 95esimo, ma poco conta, oggi contava la prestazione sicuramente per capire un po' i progressi di questo Gladiator a 7 giorni esatti dal via di questo campionato. Ricordiamo, tra 7 giorni conoscerà già il primo risultato della prima giornata del Gladiator. Poi nel corso della settimana vi aggiorneremo anche su altri impegni. Ricordo, come diceva prima Bastante, c'è l'amichevole di giovedì alle 3:30 contro i disoccupati dell'AIC Campania. In cui troviamo comunque giocatori di grande esperienza, vedi Letizia, Antonio Letizia, che l'anno scorso, che negli anni scorsi ha giocato tra Matera, tanti giocatori utili. Mentre che loro domenica hanno perso 2-0 con la Casertana, sfoderando una buona prestazione, quindi continua questo tour dell'equipe. Tra l'altro questa a volte è anche una vetrina, no? L'equipe Campania è una vetrina per mettersi in mostra, e spesso è capitato che questi calciatori potessero trovare qualche squadra disposta a ingaggiarli magari proprio giorni dopo averle affrontate in amichevole, quindi è una vetrina per loro ed è giusto, ecco, mettersi in mostra. Non è il caso del Gladiator, che ha chiuso il mercato, un mercato faraonico, un mercato che si è aperto con una serie di botti clamorosi, però altre società hanno bisogno di sistemare qualcosa, anche se stiamo parlando di calciatori che ambiscono più alla Lega Pro che all'eccellenza o al massimo alla Serie D, però comunque qualcosa, magari qualcuno che è più in là con gli anni potrebbe tra virgolette accontentarsi. Superato anche il secondo minuto di recupero, siamo ormai sgoccioli di questa partita. Penso che comunque tra le indicazioni positive che possono riguardare il Gladiator sia quella comunque di aver creato tanto. Il negativo è il fatto che comunque non abbia concretizzato questa importante mole di gioco, con una squadra che comunque ha avuto quasi per la maggior parte del tempo il possesso di palla, e il Mondragone si è ben comportato in questa partita. Il Gladiator, forse le occasioni di Di Pietro, di Saccavino, il palo di Vitiello, se le andiamo a contare, sono occasioni importanti. Dall'altra parte abbiamo quelle di Baratto, che come anche l'andata, il Mondragone nel secondo tempo è più reattivo da questo punto di vista, forse deve evitare di avere qualche preoccupazione iniziale nei confronti di una squadra più forte, ma sicuramente poi con il passare del tempo i vari Schettino, Lucignano, i vari Esposito entreranno alla perfezione negli schemi di Giovanni Formigola, e sicuramente creeranno molti grattacavi alle squadre che affronteranno, che sia in casa o in trasferta. Sì, d'altra parte ripeto, l'inizio è un po' per tutti, devi attendere 2-3 settimane per iniziare a vedere di avere le prime indicazioni, avere le prime risposte, perché
Io mi rendo conto che le amichevoli sono comunque partite in cui tu ci metti quella voglia di fare, però quando si tratta di campionato tu vai sul pallone in una maniera completamente diversa, e questo è anche una cosa inconscia, perché il giocatore dice: ma noi diamo il massimo anche nelle amichevoli tra di noi, sì, però quando si tratta di affrontare e battere un avversario e sai che al termine della partita hai 3 punti in classifica, ci metti qualcosa in più. E intanto ed finisce, ecco. 4 minuti erano, giusto? Sì. Ci abbiamo visto giusto. 4 minuti di recupero, finisce 1-0 per il Gladiator. Commento finale per Domenico Vassallo. Allora, Armando, finisce con il punteggio di 1-0, il Gladiator si qualifica al secondo turno dove affronterà la Virtus Ottaviano nelle gare che andranno in onda, quindi in programma metà settembre, inizio ottobre. Il Gladiator affronterà la Virtus Ottaviano, una buona prestazione da parte dei nerazzurri contro il Mondragone, che anche oggi ha dato il filo da torcere, mantiene Immacolata la porta con Tommaso Merola, la rete al minuto 25 di Liccardi. Di Vincenzo Liccardi su assist di Antonio Di Paola, quindi finisce con il punteggio di 1-0. Noi vi diamo quindi il appuntamento alla prossima settimana con la partita tra Gladiator e Barano. Sempre un saluto da parte di Domenico Bastante e Armando Serpe a tutti gli spettatori di Sport Casertano e Telegolfo. Arrivederci.